Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Ecco che ci eravamo rimasti al maestro dei maghi. Quindi ragazzi, andiamo subito avanti con la storia. Allora, come leggiamo un pochettino. Mentre il torneo di Battle City continuava, Marik ha preso che la carta venuta dai Egizi che stava cercando era stata giocata. Facciamo così ragazzi, io leggo tutta la storia, poi al termine della storia vi riassumo un po' cosa è successo, va bene? Ok ragazzi, praticamente è stata giocata la carta Obelisco del Tormentatore, cioè Obelisco del Tiranno, da Seto Kaiba. Marik è venuto a scoprirlo grazie ai suoi schiavi cosiddetti che comandava lui con il bastone del millennio. Quindi adesso Marik sta ricercando tutte le tre carte di divinità egizie per metterle nel suo deck e poi poter sfruttare il loro potere per conquistare il mondo, quella roba lì. Comunque ragazzi, noi ci facciamo subito una partita. Adesso Yugi è il mago arcana che ha tutti i poteri nel suo deck, che contiene solamente del potere di mago nero. Questo arcana ha intrappolato a Yugi a costringerlo a duellare contro di lui. Adesso noi faremo subito una battaglia contro questo arcana con la storia di Yugi. Allora, vediamo che carte avrà. Mamma mia ragazzi, è da due settimane che non gioco a Yu-Gi-Oh! Quasi tre. Quindi andiamo subito avanti. Voglio iniziare subito a farci tantissimi gameplay e a meno di finire questa prima serie. Allora, però non è che mi aiuta tanto, eh. Io vado subito al punto. Si pare magico nero. Sacrifico metà delle points per evocare subito un mago nero in posizione d'attacco. E voilà. Poi metteremo tornado di polvere, cappelli magici e basta. Concludiamo il turno. Allora, una carta coperta. Ectoplasma. Una volta per turno durante il passo non gioco. Ah, ma che carta fastidiosa. Allora, vediamo così. Aspettiamo un po'. Perfetto, allora. Allora, o posso distruggere questo o quest'altro. Ah, ma che carte brutte che ha. Adesso vediamo che carta mi esce prima, se un mostro meno di 1500 punti o più. Allora, devo per forza attaccare, quindi tornato polvere di stelle, ok. Poi agione maga nera. Ai 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 ai. Ok, attacchiamo con mago nero al pomodoro mistico. Però adesso lo evoco con un altro mostro grazie all'effetto del pomodoro mistico. E ti pareva. Quindi adesso dovrei sacrificare il mago nero e infliggere del points. E se che faccio? Metto spada rivelatrice. E così almeno mi proteggo le points. Ok dai. Sì sì. Cosa vuole fare? Vabbè, 700 punti. Forse ragazzi era meglio se non l'utilizzavo questa carta. Si pare magico nero. Però non avevo mostri sul terreno, quindi come facevo? Allora, sperando di... Ah, perfetto, perfetto. Allora, mi conviene do di mezzo Dragone Rocchi Rossi e Ragione Maga Nera. Secondo una ragazza maga nera scoperta con specialmente un mago nero della tua mano o deck. Allora facciamo così. Purtroppo ti è schivocato. Ti devo abbandonare. Hai ricevuto un messaggio da The Games. Ah, ciao The Games. Dopo ti aggiungo. Allora, perché non posso attivare? Ah, sì, sì. Dannazione. Perché adesso è scoperto il mostro.
Allora, però così non va bene. Non va bene. Ah, adesso sì che va bene. Ok, attiviamo subito. Hanno una carta magia. Poi purtroppo l'avversario non ha mostri sul terreno, non posso far nulla. Se evoca un mostro scoperto mi fa il piacere, ma purtroppo non ha evocato nessuno. Ah, eccolo, signore dei buffoni. 5000 punti d'attacco. Fino a quando questa carta è l'unico mostro sul terreno, essa guadagna 1000 punti d'attacco per ogni carta nella zona, carta magia e trappola. Ammazza. Allora noi facciamo così. Controlla cervellino. Prendiamo il mostro. Lo sacrifichiamo per evocare a Giovane Maga Nera. Ok, ci siamo. Poi attiviamo la pietra del saggio ed evochiamo dal deck Mago Nero. Adesso speriamo che Arcana non abbia delle carte magie trappole. Però è strano, ragazzi. Cioè, io mi ricordo che nelle anime di Yu-Gi-Oh! Il campo di battaglia si poteva almeno cambiare, perché mi ricordo che era dentro un colosseo dove si sfidavano nell'oscurità, nel regno delle ombre. Però non vedo nessuno di questi effetti qua. Comunque, che carta è questa? Una volta per turno puoi scegliere come bersaglio un mostro di livello 4 o inferiore che contro adesso può attaccare il tuo avversario direttamente così. Allora facciamo così. Non facciamo niente. No, spada rivelatrice. Ok, dobbiamo aspettare. Mettiamo in difesa questo qua. E attendiamo. Oh cavolo. Ha sacrificato il mio e il suo per evocare chi? Mago Nero. Ok, però io ti butto questo qua. Cerchio ingannatore, così non può fare niente. Ah, ne ho un altro qui. Mannaggia a te, Arcana. Ragazzi, mi raccomando, mettete un bel mi piace, così mi incoraggiate a vincere questo duello. Allora, facciamo così. Tanto noi abbiamo vinto. Ma sì, dai, scopriamo questo mostro. Evochiamo Guerriero Magnetico Beta. E non possiamo attaccare, aspettiamo. Certo, sacrifichiamo questa carta qua, dai. 600 life points, sempre buono. Che non ha niente. Abbiamo vinto, ragazzi. Abbiamo stravinto. Quindi attacchiamo col guerriero magnetico beta e su life points. E abbiamo vinto, sì. Forza così. Ok, abbiamo fatto duello invertito, nuovo duellante, nuovo deck, sfida deck. Premio carta. Questa qua, signore dei buffoni, è interessante. E più i soldini. Ok ragazzi, il maestro dei maghi l'abbiamo sconfitto. Quindi adesso nel prossimo video ci sarà Joy Wheeler contro Brookido. Questo qua sarà una bellissima battaglia, giocando con un parassita. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciatemi sempre dei pollicioni in su, di commentare, di condividere e noi ci vediamo nel prossimo video su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. E nei prossimi video ragazzi vi farò vedere anche il deck, il mio deck personalizzato. Quindi ragazzi, aspettate che ci saranno tantissime sorprese. Ciao!